È uno dei mezzi più affascinanti al mondo per chi è appassionato di motori. È un sidecar a tre ruote ed è incredibile per prestazioni e per emozioni. Oggi siamo qua a Varano e grazie a Rocco Ozimo e alla Pro Bike Racing Team andremo a scoprire come è fatto, cosa si nasconde sotto alla carena, ma soprattutto cosa vuol dire stare a bordo di uno di questi mezzi affascinanti. Venite a scoprirlo! Intanto, una delle parti fondamentali, oltre al motore, il telaio. Questo è un LCR, raccontacelo un po', come è fatto, quali sono le modifiche che puoi apportare, perché un sidecar può intervenire su gran parte della ciclistica, non è come la moto, è ancora più complicata, puoi modificare camper, angolazioni, raccontacelo un po'. Esatto, allora il telaio è una struttura di alluminio piegato di uno spessore di un millimetro ed è questo troncone qua che va fino sul lato posteriore. Poi la parte anteriore è di tipo automobilistico con la possibilità di poter fare tutte le regolazioni come una vettura da corsa, cioè camber, inclinazione dello sterzo, tutte queste cosette qui, più o meno come le macchine, ma anche in funzione come se fosse una moto quando si lavora sul canotto di sterzo. Il manubrio è tipo motociclistico. È molto più stretto, cioè è molto più stretto, che per il pilota esatto. Lo sforzo fisico è notevole. È molto più stretto perché chiaramente gli ingombri sono quelli che sono, ma lo sforzo fisico viaggiando non è poi in maniera eccessiva. L'unica cosa che chiaramente qui in curva bisogna girare lo sterzo, invece con la moto si piega. Questa è la differenza qua. Quali comandi ha a disposizione? Indicaci. Allora, la classica frizione acceleratore, poi qui abbiamo gli interruttori per l'avviamento, cambio mappa in caso di motori da mappare, poi nient'altro, tutto il resto è comandato dal posteriore come se fosse una motocicletta. Come sulla moto c'è anche l'ammortizzatore di sterzo. Chiaramente ognuno poi si può regolare lo sforzo che può fare in base al percorso, se è accidentato o meno, cioè accidentato parliamo di asfalto sconnesso, cose di questo tipo, e può indurire o ammorbidire in funzione delle sue qualità di pilota. Poi notiamo che c'è anche una regolazione, questa è la regolazione, se non sbaglio, del freno posteriore. Esatto, no, questa qui è la regolazione del freno, perché è strutturato con una frenata integrale con due pompe, di cui una comanda la ruota anteriore e l'altra pompa comanda la posteriore e quella del carrozzino. Con questo pomello andiamo ad intervenire su una pompa, sulle pompe posteriori che sono accollocate sul telaio in maniera, adesso ve le faccio vedere, qui. Con questo cavetto qua spostiamo la frenata o sull'anteriore o sul posteriore in base alle esigenze. Normalmente sul bagnato si alleggerisce il davanti prediligendo il posteriore e viceversa sull'asciutto. Abbiamo uno scarico che a differenza delle motociclette scarica in avanti, sembrerebbe che potesse dar del fastidio, invece non dà nessun fastidio perché sulla carena sotto c'è tutta una apparatia che fa da isolante termico, esatto, sonda landa come una motocicletta normale, e arriviamo qui dove ci sono i comandi. In questo caso qui abbiamo il pedale del freno che, ripeto, andiamo ad azionare le due pompe, in questo caso qui, ed è a sinistra. Normalmente, normalmente tutti ce l'abbiamo qui a sinistra, ma chi non si è abituato alla guida del sidecar, che vuole ancora avere la guida motociclistica, esatto, può spostarlo da questo lato qua, che invece noi qui abbiamo il cambio, che ha la stessa funzione come se fosse su una moto, cambiamo solo l'angolo, perché noi qui dopo vi faremo vedere, siamo appoggiati col ginocchio, sei sdraiato, esatto, ma non ha né più né meno che un sistema motociclistico. Identico. Tu poi notiamo che hai anche un piccolo aiuto, un attuatore che ti permette di, sì, esatto, inserire le macchine. Esatto, dato che quando ci sono delle gare abbastanza stressanti il pedale non è come la moto, è leggermente più duro, e allora ti aiuta ad inserire il cambio. Puoi usarlo sia indipendentemente oppure aiutandolo col piede, diminuendo lo sforzo, ma non è una cosa eccessiva, non tutti ce l'hanno. Questa qui è una cosa che ho voluto fare io personalmente, ma non ha niente a che vedere. Io poi sono appoggiato una gomma che ovviamente non è, come è facile capire, non è una gomma da moto, è una gomma da auto, o addirittura sono gomme queste studiate qui, specificamente per, esatto, in questo caso qui proprio sul posteriore è proprio specifico per il sidecar, sia il cerchio che la gomma, ma non è detto, si può usare anche su una macchina da, diciamo, Formula 3 o cose di questo tipo qua. In questo caso qui noi sul posteriore abbiamo una 14 pollici perché ci sono due scuole di pensiero, ma adesso ultimamente si usa tutto questo anche perché la tecnica va avanti in questo sistema.
sembrerebbe che la ruota da 14 dia un aiuto sui curvoni veloci, su delle piste velocissime, tiene leggermente di più sulla curva. Come se avesse più appoggio, esatto. Poi andiamo su questa parte qui, che vediamo che la catena è molto corta perché il motore è molto dietro, e quindi rispetto alla motocicletta tradizionale la catena è praticamente la metà come lunghezza. In questo caso qui abbiamo la corona che all'interno ha dei parastrappi per evitare la rottura anche del mozzo, e anche qui sul posteriore abbiamo sempre un sistema automobilistico con tutte le possibilità di regolazioni come una vettura. In quasi tutti i motori noi tagliamo via la coppa dell'olio originale e modifichiamola, abbassiamo molto, in maniera che così possiamo abbassare molto il baricentro per avere più stabilità in curva. Ecco. E qua all'interno è celato il serbatoio, giusto? Sì, il serbatoio, sì, sì. Allora, questo troncone qui d'alluminio, prima non l'abbiamo detto, all'interno è completamente vuoto. Okay. C'è solo qualche leggera apparatia di giunzione, e in questo punto qua, fino qui, in grandi linee, è alloggiato il serbatoio, che anche questo è un serbatoio di tipo automobilistico da corsa, fatto in gomma, o aeronautico anche, diciamo, in questo sistema qua. Da questa parte indietro poi viene alloggiato all'interno l'ammortizzatore, che funziona con un rinvio, che in questo caso qui è questo qui. Una biella di rinvio. Chiamiamola bielletta, sì, 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 esatto. Bielletta. Poi spostandoci, questa è la ciabatta. Questa qui, diciamo, è la ciabatta dove noi facciamo alloggiare poi il passeggero. Nel gergo lo chiamiamo scimmia quando ci facciamo. Sì. E questo non è il pedale del freno. No, assolutamente. Questo è il pedale che permette al passeggero di appoggiarsi, di spingere quando esce. Esatto, questo pedale qui serve nelle curve a destra, quindi diciamo così a favore nel gergo, perché il passeggero possa andare a caricare e dare un appoggio superiore sulla ruota posteriore per dar trazione. Per dar motricità alla ruota. Motricità, posteriore. Esatto, esatto. Perché ricordiamo, e dopo lo andremo a vedere nella prova, bisogna dare motricità appunto nella curva a favore e poi anche in partenza. Anche in partenza, sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Che stieria. E quello lì lo aiuta molto perché la forza centrifuga tenderebbe a farlo portare indietro, esatto. Ruota invece esterna. Ruota esterna denominata ciabatta. Denominata? Ciabatta. Questa invece è da 13. Sì, esatto. Per una questione probabilmente tecnica e basta, non ha nessuna importanza la dimensione. E questa ruota qui è attaccata su un mozzo, su una piastra che alloggia il suo mozzo. Che è questa qua dietro? Esatto, questo qui ha un sistema di rondelle calibrate, che può fare anche questo qui, sia campanatura, che cambia tutte le regolazioni, convergenza, tutto come le altre ruote che hanno dei braccetti. Insomma, se il decarista non si annoia in No. Qui ti puoi sbizzarrire come vuoi e puoi anche sbagliare tanto o azzeccare tanto, dipende un po' da... E poi vediamo invece in questa parte abbiamo la presa d'aria per i radiatori. Radiatori, sì, radiatori sotto, parte. Esatto. E lì c'è due radiatori, di cui uno acqua e uno olio. L'ultima cosa, anche per i motori come per i side, perché ricordiamo che ci sono due famiglie, cioè la famiglia dei lunghi come questo e quella dei corti che sono utilizzati magari nei circuiti cittadini o nelle salite, ci sono anche due tipologie di motori, abbiamo sì. Quelli magari della nuova scuola come questo, e poi abbiamo anche ancora dei due tempi, giusto? O dei motori un po' più... Due tempi sono ancora usati sulle gare dell'epoca, grosso modo. Ci sono dei sidecar ancora moderni, denominati corti, che montano un motore moderno, però 600 di cilindrata. E sono quelli che noi vediamo normalmente all'isola di Man, al TT. In grandi linee quelli sono i sidecar che possiamo denominare corti. Ma sono molto performanti anche loro, è chiaro, è chiaro. Ed ecco quello che dicevamo prima, l'altra grande famiglia di sidecar, ovvero quelli d'epoca e corti, non sono lunghi come questi moderni, e poi hanno un'impostazione più simile alla moto, perché il motore è sotto al pilota come nella moto, anche l'avantreno è molto simile a quello di una motocicletta, e in questo caso siamo con Vanni Franceschi e con il suo Harrison 600, Yamaha 600. Lui corre con la moglie, però a parte questo, descrivici un po' il tuo side. Esatto, come hai detto tu, qui abbiamo presente e passato. Passato, ma neanche troppo passato, troppo lontano, anche perché sebbene che questo sia un sidecar di 20 anni fa, ormai
attualmente a 20 anni, sono telai che sono ancora utilizzati quasi tutt'oggi, che non sono stati modificati più di tanto. Come dicevi tu, questo è un sidecar che è un F2, che vuol dire in pratica categoria massimo motori fino a 600. Motore, a differenza di quello che vediamo qui a fianco, è posizionato nella parte anteriore. Quindi questa è la grossa differenza che fa dei due sidecar, quindi cilindrata e posizione motore. Il telaio, come dicevi tu, è un Ireson. Ireson è una marca di sidecar inglese di cui ha avuto molti successi, soprattutto al TT. Infatti questo è un mezzo che ha corso il TT del 2000. E le caratteristiche sostanziali, come abbiamo detto, oltre motore e telaio, sono anche la forcella, che qui ha una forcella di derivazione più motociclistica. Proviamo, riusciamo a farla vedere? Certo, certo. Ecco, come possiamo vedere, questa è la classica forcella Harley di derivazione motociclistica, quindi abbiamo un triangolo con i due ammortizzatori anteriori. La frenata è un doppio disco con tre pinze. Tre pinze perché? Allora, due pinze servono per la frenata, da qua, okay, e due dall'altra parte. Lato. Esattamente. Due pinze servono per la frenata integrale, cioè frena a ruota anteriore, posteriore e quella del carrozzino. La terza pinza è per la frenata d'emergenza. In caso si dovesse guastare i freni principali, abbiamo una salvezza, per modo di dire. Quindi questo è l'altra differenza rispetto ai sidecar moderni, che hanno solo una leva. Solo in una questo leva. Caso tu hai due leve. Ho due leve. Come la moto. Esattamente, come la moto. Quindi è proprio impostazione motociclistica. Abitualmente tu usi il pedale. Esattamente. Quindi questa leva. Questa può essere usata proprio come frenata supplementare al limite, ma più che altro per regolamento deve esserci per una questione di emergenza. Ma tu la usi anche per affinare la guida o per degli inserimenti particolari? A volte sì, quando vuoi impostare una certa traiettoria o meno, ti aiuti anche con il freno anteriore. La posizione comunque è come quella, bene o male, dei sidecar moderni. Posizione, esatto, bravissimo. In questo modo. In quel modo lì. Non cambia, diciamo, rispetto ai moderni, non cambia nulla la posizione. Ovviamente come prestazioni abbiamo delle prestazioni un attimino inferiore rispetto agli altri, però ti posso assicurare che brivido e il gusto della guida. E poi dà comunque ancora filo da torcere anche. Sicuramente perché è un mezzo che potrebbe anche stare in mezzo ad alcuni mezzi moderni, perché a parte il motore, che è un motore molto datato, ma a livello di telaistica potrebbe ancora dire la sua. Tu poi hai una collezione di side, non è l'unico che hai, perché sì, è una malattia. Io ho una malattia che ho, una passione che ho, sono partito da quando ero quasi bambino, mio papà che aveva questa passione. Qui, quindi con sidecar dagli anni 70, motori due tempi, e poi siamo arrivati a questo livello. Adesso, come dicevamo all'inizio, corri con tua moglie, chi ti ha seguito in esattamente, questa esattamente, sono riuscito, io penso di essere la persona più fortunata al mondo, perché riesco a condividere la mia passione con la moglie, quindi, e anche mio figlio, anche lui si sta appassionando a questo mondo qui, quindi per me non può esserci cosa migliore di condividere questa mia passione. Ricordiamo, questo è un mondo affascinante, bellissimo, aperto quindi anche al gentil sesso, alle ragazze. Sicuramente. E soprattutto ai giovani che hanno la passione al meccanico delle moto. Ti posso assicurare che consigliabile. Io che frequento anche un po' l'estero, perché purtroppo in Italia non è uno sport che è molto sviluppato, e molto incentivato, diciamo così. All'estero, che i numeri sono invece totalmente differenti, ed è molto popolato anche dal gentil sesso, come passeggeri e anche come piloti. Quindi in effetti le gare che fanno anche in Italia, i campionati stranieri, per chi ha avuto il privilegio, certo, di poterle assistere, ci sono tantissimi equipaggi, c'è tanti ragazzi giovani, quindi quello che speriamo che in futuro anche in Italia la federazione, io lo spero, esatto, soprattutto anche a dei turni in pista, perché in questo momento chi ha un sidecar è anche penalizzato, perché non sa quando e come andarlo a provare il sidecar. Questo è proprio, perché diciamo, non ci sono i turni dedicati. Il problema principale è che non ci sono molti spazi per poter sviluppare questo tipo di sport. Adesso andiamo a fare un giro e facciamo capire ai lettori
quanto è bello, emozionante salire su un side, e quindi speriamo che poi qualcuno si appassioni e venga a vederci. Me lo auguro. Grazie. Me lo auguro. Ciao a tutti e ben arrivati al nostro Dopo GP. Si sta interni e poi quando siamo a centro curva bisogna guardare l'attesa, siamo arrivati.